popolo di Mega Nerd, siamo sempre qui a Etna Comics, c'è un'atmosfera bellissima, abbiamo due grandi ospiti, Roberto Recchioni, Dario Sicchio, ciao ragazzi, benvenuti. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Allora, voi portate un bel po' di cosette qui in fiera, la novità assoluta che è uscita il 1° giugno in libreria è Alalot, che è un prequel praticamente di un videogioco che sta spopolando e tu hai curato il soggetto mentre tu la sceneggiatura, giusto? Sì, io conoscevo Alberto Belli che è il proprietario di Gamera. Alalot è un progetto sviluppato in molti anni che adesso arriva su Steam in questo periodo in una versione pre-lancio e poi è appena uscito anche un trailer. È un progetto molto ambizioso, un gioco gioco di ruolo vecchia scuola nella tradizione di Baldur's Gate. Alberto sapeva che era un appassionato, quindi mi ha coinvolto e ho fatto un lavoro principalmente di pre-produzione e di produzione, che è quello che faccio spessissimo in questo settore, quindi ho trovato lo staff artistico che potesse curare il progetto e poi mi sono confrontato con Dario, che era lo sceneggiatore disegnato, sul soggetto, lavorando sul soggetto del videogioco per trovare quegli spazi interstiziali per costruire una storia. Una volta stabilito e approvato il soggetto, la palla è passata a Dario e io gli passo il microfono. Giustamente. Visto come succede. Ok. Sì, no, insomma, appunto l'iter è stato ovviamente quello che ha descritto Roberto. Per me è stato un progetto comunque molto stimolante, anche un po' una sfida, perché mi sono confrontato col fantasy, che era un genere che non avevo mai affrontato nelle mie produzioni, soprattutto con un fantasy appunto di matrice classica, come quello insomma voluto da Alberto Belli, Roberto e Gamera Interactive in generale per il loro universo narrativo. Esplorando la ricchissima lore che ci avevano fornito Alberto e quelli di Gamera per insomma farci entrare nel mondo di Alalot, appunto abbiamo cercato dove, il punto migliore in cui poter creare un contenuto che servisse al meglio la promozione e la comunicazione al pubblico dell'universo di Alalot, ma che anche ci permettesse di raccontare una storia interessante e indipendente, proprio perché doveva essere una via d'accesso alternativa a questo universo narrativo. E quindi la via del prequel, ma del prequel parecchi secoli prima ambientato del gioco, proprio l'origine anche un po' della mitologia che vediamo nel gioco, ci è sembrata la via più organica per raccontare una storia indipendente senza pestare i piedi alla scrittura del gioco, che era ancora in corso, stava venendo sviluppato, e per servire al meglio la cosa. Infatti è stato bello come Gamera ci abbia spesso indirizzato, no? nel tenerci all'interno dei canoni da loro stabiliti, di un mondo che noi conosciamo solo per materiale testuale, ma come certe idee che erano nate per il fumetto poi abbiano intrigato Alberto e i ragazzi di Gamera, che le hanno usate per creare delle nuove questline e dei nuovi elementi di lore all'interno del gioco. Beh, questa è una bella medaglia però, sì, per sì, voi. Sì, perché è stato un processo molto organico e molto divertente. Sì, sì, sì. Bravi disegnatori, bravi coloristi. Sì, sì, sì. Cioè, infatti il disegnatore è Alessandro Cappuccio. Come no, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. Adesso lanciatissimo con la nuova serie di Moon Knight per la Marvel. Tra l'altro, sai, quelle cose tipo la felicità è sotto i tuoi occhi, non lo sapevi. Stavamo cercando un disegnatore, Alessandro Cappuccio in quel momento lavorava nel mio studio. Ecco. E alle mie spalle stava proprio parlando con un altro collega di quanto tutta l'estetica fantasy classica dei videogiochi della Blizzard di Baldur's Gate per lui sia qualcosa all'interno del suo DNA, e quindi mi sono proprio girato, fatale sa, ti devo dire una cosa. E poi i colori di Claudia Giuliani, che invece è una professionista con cui sia io che Roberto abbiamo lavorato più volte in passato, che era insomma abbastanza una carta sicura, ma nonostante la sicurezza ci hanno anche piacevolmente sorpreso. Assolutamente. Ragazzi, una domanda a tutti e due, visto che insomma, siete entrambi scrittori, quant'è difficile creare un prequel di una storia che già esiste? È vero che è ambientato molto molto tempo prima, però insomma diciamo che il mondo e il canone già c'è, quindi avete dei paletti in qualche modo. Ma non lo so, nel senso, io sai, mi sono confrontato spesso con lavorare con idee di altri, proprietà di altri. È stato così col Corvo, è stato così con Licia Troisi, Le Cronache del Mondo Emerso, quindi in realtà è così anche con Dylan, perché poi c'è tutta una mitologia, sì, di Dylan in cui vai in qualche modo un soft reboot, lì c'è stato, fa parte dell'idea del racconto. Nel caso specifico poi in realtà avere una lore, un'ambientazione già molto definita, molto forte, ti dà molte più direttive di come ti puoi muovere, quindi per me non è stata una grande difficoltà. Però invece per me era la prima volta, però come dire, da una parte sicuramente c'è
sempre quella cosa della voglia di dire adesso metto questa idea perché secondo me è vincente, ma poi devi capire che certo, tutto deve essere organico. Però c'è da dire che io sono un fan, sono un fan di virtualmente tutto, mi interesso con molta facilità a tutto, e quindi la verità è che quando capisci un po' qual è l'indirizzo artistico di un universo narrativo, e quell'universo narrativo inizia a interessarti in maniera organica, non hai grossi problemi a restare poi all'interno di quella cosa, anche perché poi era un universo narrativo che, per quanto avesse una sua lore molto scritta, molto argomentata e molto ragionata, era anche un work in progress, quindi c'è stato anche il desiderio di essere molto fluidi. Ma quindi avete anche già parlato di eventuali sequel di questo volume? Se potrebbero essere nell'aria? Sì, è presto, poi molto dipende dagli esiti del videogioco e di tutto il resto, e poi dagli progetti che ha Alberto, perché Alalot comunque fa parte di un'idea di uno sviluppo più grande, ci sarà un gioco di ruolo, ci sarà una serie di romanzi, un EP videoludica in senso proprio stretto. Ok, perfetto. Ragazzi, voi avete un rapporto speciale con Edizioni BD, te da tantissimo tempo praticamente, insomma, da appunto abbiamo citato Il Corvo, questa è solo una delle tante cose. Il libro preferito di mio figlio, che è Cane Grinta, che insomma la sera quando devo tenerlo buono gli dico prendo Grinta e lui si tranquillizza. E tu invece con Black Rock che qui a Etna Comics è stato premiato con il premio speciale Mega Nerd nell'ambito del premio Coco. In realtà, diciamo, la dicitura tecnicamente sarebbe rivelazione dell'anno, non è proprio dell'anno perché era una storia che era già uscita online, però per come è stata, diciamo, reimpostata nella versione cartacea è sostanzialmente una novità. A parte ovviamente un premio che lusinga moltissimo me e tutti gli altri che hanno lavorato con me, quindi Jacopo Panni, Francesco Segala, Maria Letizia Mirabella e anche Pierluigi Minotti. E appunto sì, è un fumetto che noi abbiamo creato per il web quasi ai nostri esordi, in maniera molto ribalda e piratesca agli inizi, ma per noi insomma, anche se arriva adesso, è comunque un orgoglio, perché diciamo che è tanto una rivelazione per voi, siamo contenti che l'avete voluta premiare, quanto è stata una rivelazione per noi, perché è stato il fumetto che ci ha nella sua lavorazione insegnato quanto creare un fumetto, e soprattutto un fumetto seriale come era all'inizio Black Rock, sia un lavoro di gruppo, un lavoro di team. E poi siamo contenti che l'abbia vinto nella sua edizione cartacea, non tanto per un feticismo per la carta stampata, che comunque un pochino c'è, per forza, dobbiamo dirlo, ma perché è la sua versione definitiva, ultima, corretta, integrale, espansa. Tra l'altro l'adattamento cartaceo, diciamo che ovviamente le tavole sono state un po' cambiate, però devo dire che insomma l'ha impreziosito ancora di più. Beh, lì c'è un doppio discorso da fare. Da una parte era un webcomic con un'impostazione un pelino più tradizionale, cioè era verticale, c'erano delle oculatezze per il verticale, ma poi diciamo che gli asset erano ancora lavorati più o meno a pagina, cosa che adesso invece non farei se facessi nei webcomic che sto pensando adesso, invece c'è proprio un ragionamento più specifico per il modello fruitivo dello scroll, e quindi da una parte c'era una facilità, ma dall'altra c'è stato tutto il team di Edizioni BD, che già è un team di esperienza in generale, ma poi hanno una grande tradizione, una grande esperienza di resa cartacea di fumetti nati per il digitale, che ci hanno fatto sostanzialmente una masterclass in questo, insomma, per questo non hanno quantomeno buona parte del merito della riuscita di un volume di cui siamo tutti molto orgogliosi. Oh, e invece Roberto, parlavamo appunto di Cane Grinta, che la cosa, secondo me uno dei tuoi più grandi pregi è che ti muovi da un genere all'altro con una disinvoltura estrema, quindi tu puoi passare tranquillamente dall'horror più spinto di Dylan, passare, non so, anche a parlare di argomenti anche un po' delicati come hai fatto con Feltrinelli, fino ad arrivare a Cane Grinta, che in alcuni passaggi è anche molto tenera come storia, secondo me. Sì, sai, le persone non sono una cosa sola, no? Cioè noi ovviamente tutti siamo infiniti universi che ci portiamo dietro, e quello poi è quando sei molto tranquillo nel tuo lavoro, ogni tipo di lavoro che fai non è altro che un'esternazione del tuo essere. Quindi io sono un appassionato di horror, sì, sono un appassionato di tante storie, di storie politiche, di fantasy e cose, e allo stesso tempo sono proprietario di un cane, in un momento specifico poi della mia vita e della vita del mio cane, perché è molto vecchio, quindi è stato molto naturale. Poi Grinta nasce come un lavoro proprio di pura passione, nel senso, all'inizio non pensavo neanche di farne un libro, erano semplicemente delle
sterline che facevo per me, quindi è venuto fuori un progetto che io dico sempre che è un passion project, cioè una cosa che è nata per passione. Sono contento che è stato accolto benissimo, quindi sono molto contento, grazie. Sì, 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 beh, a parte che a Lucca è uscito con questo case particolare a forma di cuccia che non so se è ancora disponibile. Sì, però... sì, sì, c'è la, c'è, abbiamo ancora un po' delle versioni normali, quella natalizia è andata esaurita, ma quella normale... immaginavo, insomma, è veramente bello. Ragazzi, io vi ringrazio per il vostro tempo, in bocca al lupo per tutti i progetti futuri. Alalot, ricordiamo, è in libreria, in fumetteria, ovviamente, sullo store di Edizioni BD. Mi raccomando, sostenetelo perché è un gran bel fumetto. Salutiamo Alessandro Cappuccio che... Ciao Alessandro! Ha rosicato tantissimo di non essere potuto venire a Etna Comics, l'abbiamo incontrato sabato scorso e non vi dico cosa ha detto di non poter essere qui. E ci vediamo, grazie davvero ragazzi, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi. Alla prossima.